Che cos'è l'ablativo assoluto? L'ablativo assoluto è un costrutto latino molto comune, formato da due elementi fondamentali. Vediamo quali nell'esempio. Tandem expugnatis cum pluribus navibus veneti fuga salutem petere contendent. Il costrutto che ci interessa, evidenziato in violetto, è expugnatis navibus. Si tratta di un ablativo assoluto, cioè di un costrutto formato da un sostantivo o pronome con funzione di soggetto. In questo caso il soggetto del costrutto in ablativo assoluto è navibus, ablativo plurale di navis, navis. E da un participio perfetto o presente che svolge la funzione di predicato, nel nostro caso il participio perfetto expugnatis da expugno, expugnare, espugnare. Si definisce assoluto perché è absolutus, cioè sciolto, libero da legami sintattici con la proposizione reggente o principale. Che cosa significa? Se ritorniamo all'affermazione di Cesare, notiamo che il soggetto del costrutto in ablativo assoluto, navibus, è diverso dal soggetto della principale, che è veneti. Non solo tra i due soggetti non c'è alcun legame sintattico, per esempio un aggettivo possessivo, le loro navi, o un pronome personale, da loro. Absolutus o assoluto significa dunque sciolto, privo dei legami sintattici di cui abbiamo appena detto. Tuttavia, questo costrutto è strettamente legato alla principale sul piano logico e temporale. L'ablativo assoluto svolge infatti la funzione di una proposizione subordinata circostanziale, generalmente con valore temporale o causale, meno spesso anche concessivo o ipotetico. Approfondiremo questo discorso nei video seguenti.